Buongiorno a tutti quanti voi. Leggiamo oggi in Prima Cronache dal capitolo 1 a partire dal versetto 1. Adamo, Set, Enoch, Kenan, Mahalil, Yared, Enoch, Metushala, Lamech, Noè, Sem, Cam e Yafet. I figli di Yafet furono Gomer, Magog, Madai, Avan, Tubal, Meshech e Tiras. I figli di Gomer furono Askenaz, Rifat e Togarman. I figli di Avan furono Elisha. A che serve? Capita a tutti coloro che si avvicinano al Signore e iniziano a leggere la Bibbia che si prefiggono di leggerla tutta, cominciando dall'inizio fino alla fine. La Bibbia, come tutti i cristiani sanno o dovrebbero sapere, è composta da 66 libri. Di questi 39 fanno parte del Vecchio Testamento e 27 del Nuovo Testamento. Essa comprende 1189 capitoli e 31173 versetti. Nella lettura tutto fila liscio fino a che si incontra il libro chiamato Primo Cronache, che è appunto quello che vi ho letto all'inizio, dove, come avrete capito, inizia ad elencare le varie genealogie formate da una serie infinita di nomi, molti anche difficili da pronunciare, a partire da Adamo in poi. Continua così per 15 interi capitoli, poi, tra un breve racconto ed un altro, riprende l'elenco e continua così fino alla fine del libro, che è formato da 29 capitoli. La maggior parte, per non dire tutti, io compreso, non arriva neanche a metà del primo capitolo. Poi, con la speranza che un po' più avanti l'elenco di nomi sia terminato, si passa velocemente al secondo capitolo, poi al terzo, al nono, al sedicesimo e infine ci si arrende. Ci si è chiesti molte volte a cosa servisse conoscere tutti quei nomi. Non so se qualcuno li ha mai contati, ma parliamo di migliaia e migliaia di nomi che, salvo alcune eccezioni, non ci dicono nulla. Sono quasi sicuro che nessuno li ha mai letti tutti. Allora perché sono lì? Sapendo che, anche se scritta da circa 40 persone diverse nell'arco di 1600 anni, l'autore della Bibbia è Dio. E sapendo che lui non lascia niente al caso, ma che in tutto quello che fa c'è sempre un motivo, è legittimo chiedersi qual è questo motivo. La risposta va ricercata nello stesso motivo per il quale la Bibbia, l'intera Bibbia, è stata scritta. Senza di essa non potremmo conoscere Dio né tutto ciò che è a Lui concernente, a partire dalla creazione fino a giungere alla salvezza e all'eternità. Quindi anche il libro di Primo Cronache dovrebbe servire a farci conoscere un aspetto fondamentale di Dio. Facciamoci una domanda. Poteva la mano che ha scritto quel libro, l'uomo, ricordare a memoria tutti quei nomi? Sicuramente no, non è possibile, tenendo conto che chi scriveva stava citando anche genealogie di migliaia di anni prima, dato che è partito da Adamo ed Eva in poi. No, sono sicuro che nessun uomo sarebbe in grado di memorizzare intere genealogie costituite da tutte quelle migliaia di nomi. Nessun uomo. Ma Dio sì. Con quel libro il Signore vuole ricordarci che Lui non dimentica nessuno. Vuole farci sapere che Lui ci conosce ad uno e che, come dice Gesù in Matteo 10:30, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Significando con questo che Lui ti conosce personalmente e intimamente come nessun altro potrà mai conoscerti. Se il libro delle cronache fosse riscritto oggi, ci troveresti il tuo nome ed anche il mio. Pensa che motivo d'orgoglio sarebbe per noi comparire nelle pagine della Bibbia. Ma la Bibbia è per un tempo e finirà con il mondo perché in cielo non servirà più. Ecco perché Gesù dice: rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Luca 10:20. Dio ti conosce personalmente e ti ama intimamente. E nonostante né io né tu lo meritassimo, Lui desidera scrivere i nostri nomi nel libro della vita dove rimarranno in eterno. Il mio è già stato scritto per mezzo del sangue di Gesù. Ed il tuo? Se ancora non l'hai fatto, accetta Gesù quale tuo Salvatore e Signore. Nello stesso momento che lo farai, il tuo nome comparirà in quel libro, in quello della vita, e nessuno lo potrà mai più cancellare. Che Dio ti benedica.